nuovo giorno. Conclusione, me ne dispiace profondamente, ma avremo modo di ritrovarci domani al Teatro Antico di Taormina. Serata conclusiva con ospiti e appunto i premi di questa lunga carrellata dei film in concorso, sia qui al Palazzo dei Congressi, sia voi altri che potete vedere i film in stream, che è l'appuntamento, ovviamente mi dispiace, ma è l'ultimo appuntamento con Francesco Calogero e la sua selezione di film della giornata. Anche qui un film italiano, abbiamo cercato di tenere qualcosa che avesse a che fare con l'Italia ogni giorno, e anche qui una storia di una donna forte, anche sorprendente, Eva di Elettra Pierantoni, e la storia di una torera italiana, Eva Bianchini. Sì, sì, cioè, sì. Questa ragazza toscana che tu non te l'immagini, che vuole andare in Spagna per diventare torera. Per toreare. E c'è riuscita. E oggi, sì, sì, infatti l'ho seguita. A distanza di anni, il 20° anniversario del suo debutto nella Plaza de Toros, decide ancora di scendere a combattere con il toro e c'è il racconto della sua storia. Quanti anni ha oggi? Un'esattezza non te lo so dire, ma suppongo abbia superato i 50. Ah, proprio... matura, sì. Con un mondo vissuto in mezzo ai tori. Era un'esperienza di vita straordinaria, quasi incredibile. Sapevo che io avrei potuto avere il mio posto nella tauromachia, però appunto arrivi a un limite psicologico che è il momento di dire no, basta. Ho scelto di raccontare la storia di Eva perché è la storia di una donna che ha combattuto contro tutte le avversità per affermare la sua identità e i suoi sogni. Io avevo bisogno di stare vicino ai tori. Quando ho letto della sua storia, sono andata in Spagna per conoscerla e conoscere il mondo dei tori. La tauromachia in Spagna è considerata una forma d'arte. Il torero danza con il toro, ma danza anche con la morte. Dopo anni di allenamenti e sacrifici, Eva non è riuscita ad entrare a pieno titolo in quel mondo e così ha deciso di ritirarsi. Quando l'ho conosciuta, ho capito che un torero lo è per sempre. Dopo 20 anni di assenza dall'arena, Eva decide di combattere il suo ultimo toro. Ho ripreso gli allenamenti e la preparazione per questo grande giorno. La cosa importante per me è stata restituire attraverso i colori, i suoni e le immagini la sua passione e l'universo atemporale della tauromachia. Un'altra donna, diciamo, forte, o comunque una storia forte, è quella di Maria Soligna, che è un film spagnolo. Per l'esattezza è un film girato nella Galizia spagnola, una regione estrema, anche dura, al nord. Qui si parla di caccia alle streghe, perché Maria Soligna, accusata di stregoneria, è stata bruciata sul rogo. Però qui c'è molta parte ai giorni nostri, perché è la storia di una compagnia teatrale che mette in scena la storia di Maria Soligna, e ovviamente ci sono sempre dei punti di contatto tra la vita che vivono gli attori e la finzione, è sempre così. E la cosa particolare è che il film è recitato in lingua gallega, che non è una cosa tanto facile da vedere. Agganciare, sì, da, sì, da seguire. E quindi molto, molto interessante, molto particolare. ¿De qué trata la película? María Soliña es una maravillosa crónica de imparable energía femenina de este mundo. Fronte a tantos dragóis o cocos malos de Redondela o donde sexa, que saen das covas una y otra vez para devorar a carne viva do mundo. Sí. María Soliña está relacionada con el Movimiento Mundial de las Mujeres por la Libertad de Género. Y son ellas las que deben darle forma definitiva al filme. Dopodiché andremo a un evento speciale con un Q&A in sala, perché il protagonista di questa proiezione
Nicolai Coster-Waldau, che è uno dei recipient del premio alla carriera qui a Taormina. Il film si chiama The Day We Died ed è la storia di un attentato di matrice islamica che si svolse a Copenaghen nel febbraio del 2015, in cui tra l'altro fu ucciso un cineasta. Well, it's a movie, the latest movie I did, directed by Ole Christian Madsen. We're screening it today here in Taormina. I'm very proud of that movie. It's based on a recent traumatic. In 2013, we had this attack, terrorist attack in Copenhagen, which was very shocking, very traumatic for I think most Danes. And it's a way to try to, in you know, in an artistic way, and to talk about these very difficult subjects, because we need to talk about it. Abbiamo il film di chiusura domenica pomeriggio, che è La Regola d'Oro. È un film molto particolare per la chiusura, perché l'opera seconda di Alessandro Lunardelli è girato nella parte finale a Taormina. Addirittura c'è tutta una manifestazione all'interno del Teatro Antico. Quindi sarà un gioco di specchi straordinario. Verrà il regista, verrà la produttrice, verranno alcuni degli attori, Simone Liberati, Edoardo Pesce e Barbara Populone. E adesso è arrivato per me il momento più importante. Signore e signori, diamo il benvenuto al caporale Ettore Seppi! Buonasera, Ettore. Buonasera. Come ti senti? Come mi sento? Tutto questo amore chi se l'aspettava? La gente mi ferma per strada, mi vuole salutare, abbracciare, perché... Però io voglio dire un'altra cosa. Perché ti vogliono bene! Facciamolo sentire a casa! E invece l'ultimo film in concorso? Vedi Leo, abbiamo avuto in questi giorni dei film che prendevano il titolo da famose canzoni come White Riot o Le Fille. Questo Heart and Bones è una bellissima canzone, un bellissimo album di Paul Simon. Però questo ritorna sempre la musica. Però questo non è un film musicale, ti ho fatto un trabocchetto. È un film molto drammatico, è la storia di un fotografo che ha dei disturbi, di tutte le esperienze in giro per il mondo, disturbi post-traumatici. E qui siamo alle prese con una dolorosa storia che è avvenuta nel Sud Sudan, quindi esploriamo anche un'altra parte dolente del mondo. What my conscience asks me to. Daniel Fisher, you have been to my country of South Sudan. So Hearts and Bones is about a war photographer who returns home in preparation for an upcoming exhibition when he's approached by a South Sudanese man who he had photographed 25 years earlier. And the film is really about the relationship between this man and the photographer. And there's a mystery at the core of the film, and that is around the photograph that he took of him. So the film's about fatherhood, it's about friendship, it's about family, and it's about the effects of war and how trauma can ripple through a family and ripple through society. The film's set in Sydney, Australia, in a very urban environment, and tries to capture the multiculturalism of the city, but also the issue of immigration and refugees that many countries are facing at the moment. We decided to release Hearts and Bones digitally because COVID-19 obviously hit during the period in which we were meant to release theatrically. We were set for a national theatrical release in Australia, and it became clear pretty very quickly that was not going to be possible. So the decision to release it digitally really came from wanting to get it out
Felt that we have some had some momentum with a good festival run in Toronto and Busan, Hawaii, and many other festivals. And we felt like that awareness would put us in a good position to reach an audience on a digital platform. It's panned out quite well. What has happened in Australia is that we had a digital run with Hearts and Bones, and then the lockdowns lifted and people started going back to the cinema in reduced numbers, and we've had a small but healthy release of Hearts and Bones in cinemas in Australia. It's not my fault that you're unwell. E siamo arrivati al momento dei ricordi di quello che io ho chiamato sempre in questi nostri appuntamenti repertorio, ed è di un'intervista di un meraviglioso regista con il quale ho avuto l'onore di lavorare tantissime volte, il premio Oscar Giuseppe Tornatore, che parla della fascinazione del cinema per la Sicilia. Il cinema si innamora sempre della Sicilia, non smette di desiderare di raccontarla, e per quanto l'argomento possa ciclicamente sembrare ormai logorato e compiuto, e invece si trovano sempre dei nuovi modi di osservarla, di tornare a narrarla, a raccontarla, perché è un interrogativo a quale sono state tentate diverse risposte, ma nessuna è riuscita a svelare il mistero. Io una volta l'ho chiesto a Leonardo Sciascia, che se ne intendeva, gli dissi perché, e lui mi disse: si è sempre fatto e sempre si farà cinema sulla Sicilia, perché la Sicilia è di per sé cinema. E mi disse... È un luogo cinematografico, un luogo cinematografico, come in geometria, in matematica si chiamerebbe luogo geometrico, l'insieme di tutte le cose che hanno la stessa caratteristica. La Sicilia è un luogo cinematografico perché in Sicilia trovi tutto ciò che può servire a raccontare qualunque tipo di storia. È come quella strada che in genere finisce contro la banca e che a destra a un certo punto ha l'ufficio dello sceriffo, a sinistra un saloon, una vasca per abbeverare i cavalli, e nel contesto di quelle poche centinaia di metri accade tutto, come in tutti i film western. Ecco, immaginiamoci un set di un film western un po' più grande, dove però ci sono i cattivi da un lato, i buoni dall'altro lato, i cattivi che fanno finta di essere buoni, i buoni che sono dei finti buoni, quei buoni veri, i cattivi veri, e tutto quello che succede in mezzo. E la storia della Sicilia, questo è sempre stato questo. E mi verrebbe quasi da dire sempre sarà questo, ma spero che non sia così. Però il motivo per cui il cinema non ha mai smesso è perché poi è una terra di grande fantasia, una terra che ti offre storie tragiche come quella di Salvatore Giuliano, però è anche la regione in cui si può fare un film bellissimo come Caos dei Fratelli Italiani, attingendo alle novelle di Pirandello. Si può fare tutto in Sicilia, si può girare qualunque tipo di storia, e saranno sempre storie universali, storie che possono essere capite e amate ovunque. Si può scherzare, si può fare la tragedia, si può scherzare sulla tragedia, come ha fatto Gemmi, si può fare tutto, tutto. Questo spiega secondo me il caso. Io ho fatto una volta un'antologia su questo, che è già vecchia di 10-12 anni e già non regge più, perché nel frattempo sono stati fatti altre centinaia di film sulla Sicilia. Per cui in teoria dovrei aggiornarlo, così mi guardo bene.
E adesso un film italiano, non in concorso, ma data la situazione del Covid-19, ovviamente non ha trovato la sala, l'uscita, probabilmente aspetterà un momento più consono, perché è un meraviglioso film che ha concorso a Berlino, prodotto da Carlo Degli Esposti, con quel meraviglioso attore che è Elio Germano nei panni di Ligabue. Oggi siamo tutti immersi in una competizione continua, dobbiamo sempre mostrare di essere all'altezza, di saper vincere sui nostri concorrenti. Ecco, è un mondo fondato sulla concorrenza, sulla competizione, spesso anche, come dire, scavalcando ogni regola pur di fare profitto. Ecco, in questo contesto tutte le persone che sono ancora degli esseri umani, ovvero che conservano la loro fragilità, la loro timidezza, la loro inadeguatezza, sono ancora, sentono ancora qualcosa, come dire, sono schiavi delle loro emozioni o semplicemente non le hanno dimenticate. Ecco, queste persone sono le persone emarginate in questa società, sono gli outsider, sono gli sbagliati, i diversi, ma in una parola sono ancora gli esseri umani, per cui non è un caso che, appunto come nella storia di Antonio Ligabue, poi le cose da dire ce l'abbiano loro, chi conserva ancora questo ricordo della parte migliore dell'essere umano. Ma lei sa far solo delle bestie? Di Antonio Ligabue e il film che ne abbiamo fatto con Giorgio Diritti è la storia di una persona che invece resta attaccato a questi valori e riesce anche, nonostante tante sofferenze e tante vicissitudini, a viverne. E quindi è una grande lezione per tutti noi. Ecco, è meglio essere sbagliati, diversi, ma essere se stessi e soprattutto essere ancora degli esseri umani in grado di riconoscere gli altri. A Roma non si parla altro che di voi. Adesso volevo nascondermi, esce dal nascondiglio, diciamo così, e torna nuovamente in sala, per fortuna. Siamo molto felici di questo, io, ma anche la produzione, la distribuzione, il cast, tutta la troupe, di riportare a questo film e di condividere questo film con voi, con gli spettatori, nella speranza che possa regalare un momento di gioia, di fiducia, perché la storia di Ligabue è anche una storia che ci racconta come da una partenza difficile, da una difficoltà, da un'emarginazione, da un disagio fisico, eccetera, si possa comunque andare oltre e si possa mettere in gioco qualcosa che si sente come prioritario, importante, nel caso di Ligabue l'espressione artistica, la pittura, che quel percorso lì alla fine possa essere l'occasione per realizzare se stessi. Ligabue non può non scuoterci, non convincerci. E siamo arrivati alla cartolina, questo vuol dire che ci dobbiamo lasciare come visione, gli appuntamenti si sono conclusi con oggi, spero di ritrovarvi a teatro, al cinema. Ecco, l'importante è incontrarsi, parlarsi, ma la cosa che forse ci è mancata di più in questo momento, ci manca ancora, è un abbraccio, un bacio, il contatto, ecco. Come il manifesto di questo Taormina Film Fest edizione 66. L'abbraccio, naturalmente la dedica a Luchino Visconti, ma anche l'abbraccio tra Tancredi, Alain Delon e Angelica, Claudia Cardinale. Ma non voglio farvi perdere tempo sugli appunti da prendere su questo giro random
per la Sicilia e i luoghi meravigliosi. A presto, auguri, buona vita!